Buonasera a voi tutti, torniamo in diretta stasera, 10 ottobre, siamo in collegamento con Luigi Mazzotta. Grazie di essere con noi, Luigi Mazzotta, radicale dell'Associazione per la Grande Napoli. Il pubblico di Liberi TV già lo conosce, l'Associazione per la Grande Napoli, Luigi. Poi peraltro documenta tutto questo con delle foto anche su Facebook, eccetera, è in prima linea per quanto riguarda la battaglia per le condizioni, per il miglioramento delle condizioni carcerarie. C'è una rete che hanno messo su diciamo sinergie, se così possiamo chiamarla, anche con i familiari dei detenuti. Parliamo quest'oggi di una visita ispettiva che sarà fatta, Luigi ha fatto a Poggio Reale, praticamente in concomitanza del fatto, da qualche tempo, da breve tempo, c'è stato un avvicendamento nella direzione di questo penitenziario. È andata via Teresa Abate ed è venuto un nuovo direttore, Antonio Fullone. C'erano stati appunto con la precedente direzione alcuni problemi che erano stati appunto che erano emersi anche di violenza nei confronti dei detenuti, si può leggere anche su alcuni articoli. Insomma, fatto sta che c'è stato questo avvicendamento che è stato determinato appunto da una decisione del DAP da Roma. Luigi Mazzotta, con una visita ispettiva di cui adesso ci dirà, è entrato appunto in contatto, ha parlato con questo nuovo direttore. Pare ci siano delle prospettive di miglioramento, quindi una volta tanto prospettive positive per quanto riguarda la situazione di detenzione e il ristabilimento di quella che è la finalità della detenzione per quanto riguarda le leggi italiane, cioè il recupero dei detenuti. Io non mi dilungo più, io saluto intanto e ringrazio tutti coloro che sono collegati con noi in diretta, spero anche molti parenti dei detenuti, do la parola a Luigi appunto per aggiornarci su questo importante evento. A te Luigi la parola. Grazie a Liberi TV e grazie per averci dato voluto raccontarle queste cose di stasera, magari anche attraverso Radio Radicale, ma non è stato possibile e noi cercheremo di dare un minimo di informazione, di aggiornamento su quello che sta accadendo non solo a Poggio Reale, ma anche a Secondigliano. Ma io mi concentrerei soprattutto su Poggio Reale, perché a Poggio Reale noi abbiamo effettuato una visita ispettiva, sapendo che Poggio Reale è un lager, probabilmente per ora ancora resterà un lager, ma noi abbiamo capito anche attraverso delle segnalazioni che arrivavano dalle famiglie dei detenuti e che mi dicevano che la situazione andava leggermente migliorando, ci siamo subito precipitati. Ho avuto la possibilità di entrare a Poggio Reale con Corrado Gabriele, che mi ha accompagnato, e perché anche lui fa visite ispettive, insomma, già da anni, e siamo stati accolti e ricevuti dal nuovo direttore del carcere di Poggio Reale, che devo dire, dopo che ci siamo messi a parlare per un'ora sulle varie problematiche che riguardano Poggio Reale in particolar modo, il direttore è consapevole di essere scivolato in un lager, e con anche la presenza del nuovo direttore, del nuovo ispettore capo della polizia penitenziaria, abbiamo capito che il nuovo direttore del carcere di Poggio Reale, che è un giovane, è una persona esperta in materia di detenzione, di rieducazione, di riabilitazione, e sarà probabilmente un ottimo conoscitore in materia di tecnologia, e ha creato una squadra
ora nel giro diciamo di pochissimo tempo, dall'ultima visita che io feci dove c'erano 2.900 detenuti, ora attualmente ce ne sono 1.848, un calo netto che logicamente ci fa piacere che avvenga questo, ma Quindi c'è da scusate, sì. eventualmente levo il mio, meglio se levo il mio. Eccoci. C'è da dire che in effetti il lato negativo è quello che i parenti dei detenuti ora si trovano in una situazione ancora più tragica dal punto di vista della dignità umana, perché i parenti devono poi andare in altre carceri lontane, non hanno un euro, sappiamo la loro disperazione. E questo diciamo è stato un grosso svantaggio, ma è logico, Poggio Reale è un carcere che noi sappiamo, conosciamo benissimo le realtà disumane e degradanti, e per cui noi crediamo che ogni passo in positivo ben venga. Però io posso dire che forse noi siamo ad una svolta, nel senso che dialogando con il direttore del carcere, lui confermava le mie tesi, cioè quelle appunto del fallimento delle carceri. Le carceri andrebbero chiuse e ci vorrebbero nuove strutture dove verrebbe applicato il concetto di riabilitazione e di rieducazione in materia di detenzione esterna, in effetti. Si potrebbero creare anche dei posti di lavoro, nel senso che il detenuto potrebbe scontare la pena andando a lavorare presso una ditta, una società, una piccola azienda, una cooperativa. E oggi un detenuto costa 200 euro. Se noi magari ne prendiamo 100 e lo mandiamo a scontare la pena, anche le stesse società potrebbero avere degli sgravi fiscali da parte dello Stato. E lui mi confermava tutte queste iniziative, in effetti, che dovrebbero cercare di attuare subito. Io ancora non riesco a capire come le istituzioni, come il Ministero della Giustizia, non riesca a prendere dei provvedimenti veloci in modo che si possa cercare di risolvere questo grosso problema che riguarda poi la mancanza della dignità umana delle persone. Il direttore ha capito che Poggio Reale sapeva che a Poggio Reale non c'era la dignità umana e lo sapeva perché aveva visto i video, aveva visto le file della vergogna che noi siamo riusciti a far scomparire in quelle grandi giornate di sacrificio davanti alle carceri, e che io andavo dicendo anche a livello nazionale bisognava intraprendere queste iniziative. Diciamo che le nostre non sono mai state proteste, ma sono state proposte. E quindi dalle proposte ora, dalle situazioni negative esterne che siamo riusciti ad eliminare, abbiamo creato tutti i presupposti affinché con il direttore del carcere di Poggio Reale potremmo portare proposte all'interno. E la prima che lui già ha accettato e che faremo in modo di farla diventare realtà è la stanza dell'affettività. Il detenuto potrà trascorrere una giornata intera con i suoi parenti, i suoi figli, una giornata come è stata fatta ad Opera, nel carcere di Opera. Ecco, riuscire a partire da Poggio Reale con queste iniziative che possono sembrare iniziative, diciamo, di poco rilievo, ma io credo che invece siano una grande forza, perché con il direttore abbiamo capito che ci vuole il volontariato.
attraverso il volontariato e attraverso poi le regioni che dovrebbero anche supportare tutte le proposte che man mano verranno, dovranno essere realizzate. E noi sappiamo che la situazione delle carceri è complicatissima sotto tanti punti di vista e quindi ci vuole tutto un lavoro di copertura, un lavoro dove bisogna andare a guardare varie situazioni, vari aspetti della mancanza della dignità umana e quindi dello stato di detenzione che vive un disperato cittadino detenuto. Sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione, stanno continuando, e anche la sala colloqui, le sale colloqui sono aumentate e sono anche state ristrutturate. Io le ho viste e c'erano anche, vedevo anche i detenuti che parlavano a colloquio senza il vetro. Ci sono anche nuove iniziative che il direttore ha già, diciamo, sbloccato. Il problema grosso era quello dell'aria, e quello dell'aria a Poggio Reale non c'è aria. Il detenuto sta lì 22 ore su 24 e quindi le condizioni sono sempre state queste. Ora sembri che invece lui li faccia andare, molti detenuti, sul terrazzo a prendere aria, ha aumentato le ore per poter cercare appunto di non farli stare in cella. Io ripeto, Poggio Reale resta un lager, ma noi abbiamo la possibilità attualmente con il nuovo direttore del carcere di poter intraprendere una strada nuova, un'inversione di tendenza per concepire e mettere davvero in atto tutta una serie di provvedimenti che possono riguardare la riabilitazione e la rieducazione. Guardate, l'amnistia non la danno, l'indulto nemmeno, ma scusate, ma noi lo sappiamo che senza l'amnistia e l'indulto le carceri non potranno essere chiuse. Ma questo però significa che noi dobbiamo continuare questa battaglia, dobbiamo riprenderla, dobbiamo riattirare l'attenzione, perché sono dei provvedimenti fondamentali. Per eliminare il... Ma io dico che possiamo continuare a lottare e riaprire il fronte dell'amnistia e dell'indulto, e lo dobbiamo fare con gli ammalati, perché le carceri sono piene di ammalati. Il direttore era consapevole di questa situazione e quindi noi ora, anche con Don Franco Esposito, che io ho incontrato stamattina, dopo aver avuto dei riscontri sulla nuova gestione intrapresa del direttore del carcere di Poggio Reale, apriremo ora noi dell'Associazione per la Grande Napoli una pagina Facebook dove si potranno segnalare tutti i casi di, si potranno segnalare tutti i casi di ammalati a livello nazionale, e noi poi vedremo di sviluppare questo lavoro e magari farlo prezioso per presentare questi dati. Con Don Franco noi prossimamente faremo una trasmissione a Liberi TV. Stasera lui non era disponibile, ma mi ha promesso che prossimamente potremmo sicuramente raccontare sempre altre cose riguardo il carcere di Poggio Reale. È importante, infatti, Luigi, perché il cappellano delle carceri è, diciamo, un testimone diretto, non necessita quindi di, diciamo, di tutto l'iter che serve per un'ispezione carceraria per poter verificare
contatto con la realtà appunto che vivono i detenuti all'interno, e quindi può portare fuori delle notizie importanti sulle loro condizioni e anche su questo iter che ci auguriamo tutti quanti sia un iter di miglioramento, quindi questa inversione di tendenza si confermi. Volevo chiederti, Luigi, oltre al direttore, è cambiato anche il responsabile, il capo delle guardie carcerarie? Sì, è cambiato anche il capo delle guardie carcerarie, da lì presente, e ci ha accompagnato anche lui con il direttore a fare la visita ispettiva. Noi poi abbiamo visitato il padiglione Avellino, e insomma io c'ero stato un po' di tempo fa e c'erano in effetti, prima c'erano 8 detenuti, ora ce n'erano 3, e quindi insomma un minimo c'è stato, voglio dire, no? Perché le condizioni erano troppo esagerate, anche se poi certo il padiglione San Paolo, il centro clinico, resta quello proprio di emergenza, perché è lì che mancano proprio le strutture principali per poter fare in modo di poter curare un ammalato. L'ammalato a Poggio Reale purtroppo muore, perché è costretto a morire, perché ci sono le leggi sbagliate, perché c'è la disumanità umana, perché siamo uno stato criminale e che non avremo ripresa né economica né civile né sociale se non si farà la riforma della giustizia. Io credo che queste siano le situazioni. Noi abbiamo raccolto altre segnalazioni di ammalati a San Paolo. È chiaro che l'ultima visita del San Paolo non c'erano quel grande numero, l'ultima visita che noi facemmo nel San Paolo, insomma, c'erano tantissimi, tantissimi casi, tantissime persone, anche ora però sono state ridotte. Infatti io chiedevo al direttore come mai è stato trasferito dal centro clinico del padiglione San Paolo di Poggio Reale a Secondigliano, nel reparto infermeria, Fabio Ferrara, che vive su una sedia a rotelle, non è proprio compatibile con il sistema carcerario, lui deve essere curato dai medici, deve essere operato, ha un calcolo alla vescica. Perché lo hanno trasferito? È chiaro, il direttore non sapeva darmi una risposta su questo caso perché non è il suo ruolo, però il direttore ha capito che ci sono queste emergenze e che vanno sicuramente affrontate. Sul caso di Fabio Ferrara, noi ora presenteremo una interrogazione parlamentare, lo faremo con il professor Compagna, ed è un'interrogazione di cui veramente noi possiamo farla diventare proprio una via da seguire, perché in effetti il caso di Ferrara riguarda che lui ha avuto una colluttazione con una pistola, giocattolo. Questo tipo di reato non consente, attraverso le nostre leggi, di poter essere operato fino a quando non è in fin di vita. Ma noi non possiamo aspettare che Fabio possa arrivare al punto di andare a morire, e prima di andare a morire lo portano in un ospedale. Noi diciamo che questa legge, questo cavillo deve essere assolutamente eliminato, perché qui si parla di un essere umano che deve avere un intervento chirurgico e si trova in carcere. Ma se in carcere non ci sono delle strutture ospedaliere per poter operare la persona, devono subito mandarla in un ospedale. Non si possono ammazzare le persone in questo modo. Quindi io ora ho le due istanze, più la relazione sanitaria e il rigetto, si dovrà costituire una camera di consiglio
entro il 10 di novembre per discutere i due rigetti del caso di Fabio. Noi faremo in modo di presentare questa interrogazione e vedremo anche se riusciamo effettivamente a far operare a Fabio. E nel frattempo, Luigi, l'attività, parliamo anche un pochino dell'attività dell'associazione per la Grande Napoli, che è in prima linea con questa rete che è stata appunto messa su di contatti con i parenti dei detenuti, che è una rete anche di conforto in qualche modo, ma è anche una rete di informazioni che in qualche modo voi riuscite così ad ottenere per tenere sotto controllo e monitorata un po' questa situazione. Ecco, più o meno quanti siete coinvolti in questa attività? Quanti siamo? Non ho capito, scusami l'ultima. Voi coinvolti in questa azione? Vabbè, noi ci sono dei compagni dell'associazione, come Rosa Griscuolo, come Angela, Giuseppe Alferi, il nostro segretario, Emilio, qualcun altro, no? E poi ci sono anche dei parenti che si sono uniti. Io infatti voglio ricordare che durante la manifestazione che abbiamo fatto a Secondigliano, e lì poi noi chiaramente abbiamo raccolto altre nuove, insomma, segnalazioni, abbiamo raccolto le adesioni al digiuno, abbiamo fatto un giorno di digiuno con 68 parenti, noi abbiamo i nominativi, e poi ci sono stati anche 4 nuovi iscritti all'Associazione per la Grande Napoli, sono dei parenti di detenuti, io voglio ricordarli: Petriccione Annunziata, Cardone Monica, Diana Paola e poi anche Fabio Ferrara. Fabio Ferrara, anche lui si è iscritto all'Associazione per la Grande Napoli. E, insomma, il percorso deve essere questo: deve essere quello di andare a raccogliere i casi di ammalati, denunciarli, e poi chiaramente quando si fanno le visite ispettive bisognerebbe farle un poco più mirate, ecco, sapendo che c'è quella persona all'interno e che poi si ha la certezza che quella persona è ammalata. Cioè, la visita ha una sua importanza se è fatta in un certo modo. E io credo che noi non abbiamo altra soluzione. Attualmente io davvero vedo che noi possiamo avere la possibilità a Napoli di poter svolgere tutto un lavoro nuovo, un lavoro che ci potrà dare dei grandi risultati pur non arrivando l'amnistia e l'indulto. Ecco, questo è quello che voglio cercare di far capire. La lotta dell'amnistia e l'indulto noi la porteremo sempre avanti. Ma questo non significa che noi non dobbiamo denunciare le emergenze sanitarie che ci sono nelle nostre carceri. E avremmo dovuto farlo tutti delle associazioni nostre in tutta Italia, avremmo dovuto dedicare un po' più tempo a questa iniziativa come quella di cui io parlavo in direzione, che era del cartello giallo addosso con il nome e cognome dell'ammalato del carcere di riferimento. E poi io ricordo che sempre in una direzione di radicali italiani io dissi che si dovevano organizzare dei convegni, delle giornate intere di dibattito dei direttori delle carceri d'Italia e anche dei cappellani, perché i cappellani avevano la sensibilità di poter andare ad un incontro e raccontare le disastrose situazioni che si vivono all'interno di un carcere. Ecco, queste erano delle altre iniziative che io ritengo sempre che siamo in tempo per poterle fare, perché certo la lotta è lunga, lo sappiamo, e quindi noi non conosciamo poi tutte le nuove situazioni che si potrebbero verificare con
con i tempi che ci sono, perché ormai questa è una battaglia lunga, non sappiamo quando è che potrà finire, ma le emergenze degli ammalati restano attualmente l'unica vera spina nel fianco per poter cercare di riaprire sul fronte un dibattito di discussione di provvedimenti su amnistia e indulto. Io avevo fatto anche un calcolo. Allora, togliendo l'amnistia e l'indulto, che non la fanno, prendiamo ora il carcere di Poggioreale. 1848 sono i detenuti. Se ci fosse stata la custodia cautelare, l'abrogazione con il referendum, se fosse passato quel referendum, e allora noi ce ne ritroveremmo di meno, perché sono 1000 i detenuti che sono in attesa di giudizio. Quindi 1840 meno 1000, a Poggioreale attualmente ci sarebbero 840 detenuti. Riflettiamoci su questa. Quindi le lotte ci sono da fare su tutti i fronti, perché il problema della giustizia è vario, è eterogeneo, riguarda varie fasi di cui poi bisogna andare a cercare di risolvere il problema. È chiaro, la riforma strutturale e di sistema non la vogliono fare, ma noi dobbiamo sempre cercare, ripeto, di aprire un nuovo fronte di lotta, e soltanto noi radicali lo possiamo fare. Perché è vero, ora arrivano le elezioni regionali, in varie, magari vedremo che sicuramente si farà notare qualche partito, perché ci sono le elezioni regionali, cioè solo per un fatto di voti. E noi, a noi i voti non ci interessano, a noi ci interessa fare la politica e farla soprattutto verso le classi deboli del paese. Saremmo pronti per andare a governarlo questo paese. Siamo anche capaci di poter mettere in atto delle vere riforme affinché il paese possa uscire da questa fase di stagnazione che durerà per molti anni. Ma siamo oscurati totalmente. E come sono oscurati i radicali a livello nazionale, Luigi Mazzotta e l'Associazione per la Grande Napoli è oscurata dagli stessi radicali, diciamo un oscuramento totale, ecco, da cui però noi a Napoli non intendiamo assolutamente restarci, quindi faremo di tutto sempre per avviare nuove iniziative e lavorare soprattutto con il direttore del carcere di Poggioreale, lavorare con i parenti e cercare di invertire questa rotta, perché ripeto, a Poggioreale c'è una tira una nuova aria, sono finiti i tempi della vergogna e dobbiamo soltanto ora cercare di avere la forza tutti insieme, attraverso il volontariato, attraverso le associazioni, attraverso proprio il modo libero di operare, potremmo sicuramente dare uno slancio a livello nazionale che potrebbe riguardare anche tutte le altre carceri in Italia, per un progetto, un nuovo progetto di educazione e riabilitazione. Sarebbe anche importante che appunto sperando che queste inversioni di tendenza si confermi, sarebbe appunto importante anche per la città di Napoli, potrebbe essere un faro verso questo modo, verso la civilizzazione, se così possiamo dire, o comunque sia il miglioramento di certe condizioni. Sì, TV, avrai spazio, dimmi. Allora scusami, proprio su questo volevo dirti, noi siamo l'inferno, siamo conosciuti in tutto il mondo, Poggioreale è un inferno, ok? Ora deve diventare tutto al contrario, cioè Poggioreale deve essere un esempio, deve diventare un esempio di civiltà
per tutto il sistema, in effetti, deve essere proprio il carcere principale. È chiaro, noi le carceri le dobbiamo chiudere, non servono, lo sappiamo, però dobbiamo sempre avere quella forza di far diventare quello che era un inferno un nuovo esempio di civiltà e di democrazia dopo 80 anni, voglio dire, no? Cioè, se certo. Noi non abbiamo questa speranza, se noi facciamo morire anche questa speranza, e allora significa che le nostre lotte noi le abbiamo perse, perché non si può vincere, ma sicuramente quando tu lotti ogni giorno è come se fosse per te un giorno di vittoria, perché stai lottando. Non so se sono stato reso chiaro. Ti ho reso chiaro il concetto. Certo. Tienici informato, informati, per i TV ti darà spazio, ovviamente darà spazio all'Associazione per la Grande Napoli, e chi vorrai anche il cappellano di Poggio Reale, che appunto ci potrà dare delle notizie. Io, se non hai altro, andrei in chiusura, e ovviamente augurando al direttore Furlone, sperando che vedrà questo, che possa vedere questo video quando lo metteremo a disposizione, cioè a brevissimo tempo, anche perché è una giusta gratificazione meritata, se appunto le cose continuano ad andare bene anche nei suoi confronti, quindi un augurio e un incoraggiamento di buon lavoro, che è tanto. E a questo punto, se tu, Luigi, non hai altro da aggiungere, io andrei in chiusura. Allora, noi vogliamo trasformare la rivolta non violenta, la vogliamo portare dall'esterno, dove lo abbiamo iniziata e dove l'abbiamo proseguita, la vogliamo portare all'interno della struttura. Ecco, questi sono i segnali che io attualmente vi posso dare dopo questa visita ispettiva condotta nel carcere di Poggio Reale. E voglio augurarmi che tutti i parenti dei detenuti possano partecipare a questa rivolta, anche se vivono in altre zone d'Italia. Questo non significa che loro non possano partecipare, anzi, a maggior ragione, loro possono organizzarsi nelle loro città per delle eventuali iniziative che potrebbero nascere su Facebook e che loro potrebbero organizzare tranquillamente nelle loro città. E, guarda, concludo dicendo che veramente noi siamo in una fase forse decisiva della lotta non violenta di Marco Pannella, perché noi, se non molliamo, io credo che ci siano dei miglioramenti, ci siano delle situazioni nuove che ci possano portare a continuare a fare la battaglia per l'amnistia e l'indulto, ma potremmo avere anche degli altri risultati. Risultati che ci possono dare delle grandi soddisfazioni di lotta, perché io ripeto, non c'è volontà da parte dello Stato di fare in modo che ci sia un minimo di lavoro per dei cittadini, delle persone che non hanno mai visto una lira, un euro, sono cresciuti disagiati nella provincia di Napoli, anche la stessa Napoli. Allora io credo che il problema sia proprio quello del reinserimento a livello lavorativo. Se noi avessimo una classe dirigente a livello istituzionale che si preoccupasse veramente per una vera ed equa redistribuzione del reddito, noi non ci troveremmo nella situazione in cui ci troviamo oggi, con le carceri affollate. Lo Stato è stato criminale per questo, i partiti politici sono tutte delle associazioni a delinquere, e di conseguenza la corruzione ha degenerato, creando appunto le tre discariche, che sono la discarica ambientale, che sul nostro territorio, ma non solo in Campania, ma a livello nazionale,
la discarica sociale che riguarda appunto le carceri e quindi la disumanità che si vive a livello sociale, non esiste il sociale, e di conseguenza appunto la discarica della disoccupazione. Questi sono i tre punti fondamentali su cui si dovrebbe incidere ed invertire la rotta. Bene, allora con questa metafora delle tre discariche io ringrazio Luigi Mazzotta dell'Associazione per la Grande Napoli, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in questo collegamento tecnicamente difficile, sperando appunto faremo tutto il possibile perché i prossimi siano migliori. Buon lavoro a tutti i radicali su tutto il territorio e a presto, arrivederci a Luigi Mazzotta e all'Associazione per la Grande Napoli. Grazie ancora, ciao. Arrivederci, buon lavoro.